Si chiamava William Bush, purtroppo non c'è più. Infatti, pensate che è stato trovato morto. Sembra che Dylan Thomas, giovane erede di 23 anni di età, lo avrebbe ucciso e sarebbe accusato di averlo tenergli tolto la vita. Il ragazzo William sarebbe stato trovato privo di vita nella casa in costruzione della famiglia Thomas a Llandaff, a Cardiff. Ci troviamo in Galles, era il 24 dicembre passato. Ci riporta alla mente, diciamo, tutto quello che effettivamente può essere descritto come un film a luci d'horror, o meglio a, diciamo così, thriller, no? E sembra che sia veramente incredibile quello che è successo. Pensate infatti che questo giovane era erede milionario, è stato trovato privo di vita in casa, il coinquilino accusato di omicidio. Il giallo eventualmente ci può ricordare la pellicola Saltburn, che ha, diciamo così, elementi molto simili alla vicenda in questione. Da tutto, di due, da mesi di diversità.